abbiamo i due match winner, direi. Sì, perché, insomma, due gol per un gol per uno. No. Tommaso, mo c'è preso il vizio a fare gol pesanti, Ma il vizio è sempre un piacere fare gol. Poi l'importante è crederci, se uno ci crede, si fa trovare là al momento giusto, sta tutto là nel crederci e avere fiducia nel compagno. Sapevo che Alan, quando sta di posizione, la spizza, lo conosco, quindi ho creduto che la palla cascasse lì e l'ho messa a vedere. Cioè, ce lo racconti, perché al corner sta spizzata di Bagley. No, diciamo, noi in settimana lo proviamo, ci lavoriamo un sacco sui pallini attivi. Diciamo che sono uno dei nostri punti di forza. E Alan soprattutto è uno, penso sia uno dei migliori di posizione quando sta in aria. Sapevo, conosco le sue caratteristiche, mi sono messo lì aspettando che la spizzasse, poi così è stato e fortunatamente poi ho fatto gol. Umbi, un gol segnato, perché alla fine è bastata la sala cinesca, ha detto no, qua non si passa. E il secondo tempo loro hanno cercato di fare qualcosa di più rispetto al primo tempo, è andata bene. Che siamo riusciti a concludere la partita senza prendere gol, volevamo venire qua a fare risultato per dare una risposta dopo il pareggio della scorsa settimana. Noi ci crediamo, vogliamo andare ai playoff e fare bene, ci crediamo nei playoff, quindi la vittoria di oggi secondo me è molto importante, ci dà molta fiducia che siamo forti, che anche se abbiamo solo un'occasione riusciamo a segnare. E se stiamo uniti, compatti, 50 minuti a lottare tutti assieme, il gol lo prendiamo. Parlo di Tutino, sì. L'occasione di Ocherè, che ognuno... Sì, ovviamente qualcosina abbiamo fatto, era stata una partita un po' più di ripartenza nel secondo tempo, però abbiamo avuto le nostre occasioni, potevamo chiuderla magari sul palo di Tutino, però è andata bene anche così. Tommaso, il mister diceva 6 punti, tu sei già fatti, poi... Lo gestiamo questo finale del campionato per pensare ai playoff. Innanzitutto bisogna arrivarci. No, ma certamente noi stiamo ragionando domenica per domenica. Sicuramente vogliamo chiudere al meglio questa stagione per poi fare il resoconto e fare il miglior piazzamento. Diciamo prima di tutto nella classifica. Il nostro obiettivo è quello di piazzarci meglio per poi pensare una volta raggiunto il piazzamento, la qualificazione. E ecco, come ti ho detto, ragioniamo domenica per domenica. Adesso abbiamo messo un tassello che oggi è una vittoria importantissima contro una squadra molto ben organizzata e domenica ci aspetta un altro derby che è molto importante, a giocare con l'atteggiamento giusto. Sì, ragazzi, Antonio Ioppolo, Mondo Sportivo, poi mi salutate tra parentesi Gennaro Tutino, che abbiamo voluto intervistare la settimana scorsa. Insomma, una stagione di alti e bassi. Io mi sono sempre sorpreso come mai il Cosenza non fosse a 60 rotti punti a lottare con le prime tre. Insomma, come si passa dallo 0-0 con l'Agragas, col Catanzaro, prestazioni così così, alla prestazione di oggi? Cioè, cosa succede? È un fatto mentale? Ma, probabilmente. Secondo me non è un fattore mentale. Noi disputiamo la partita sempre nel migliore possibile. Ci mettiamo sempre in condizione di giocare, ecco, la partita al massimo, in condizione di aiutare il compagno fino alla fine. Ecco, a volte magari abbiamo un'occasione, due o tre, e facciamo un gol e vinciamo, siamo più cinici sotto certi aspetti, in certe situazioni come oggi, magari o con Castellammare. Con Castellammare abbiamo avuto, esatto, 20 occasioni, l'abbiamo segnato purtroppo. O vedi col Catanzaro magari una partita, ecco, un po' bloccata, particolare, però ecco, c'è stata un'occasione con Pasca e con queste non sono alibi, però magari oggi, ecco, l'occasione mia, ho fatto gol, la settimana scorsa facciamo gol e stiamo parlando di altro, però noi giustamente quando non riusciamo magari a non far gol, però ci mettiamo lì come squadra, cerchiamo sempre di prendere il massimo dalla partita. Va bene, grazie. Perfetto, grazie. Ok, grazie. Buon lavoro a tutti. Ciao. Conferenza stampa conclusa.